Si sente, sì, stanno facendo la domanda, cerchiamo di ascoltarla. Non c'è, cercavo di giocare. Mi sembra che ci sia un approccio diverso. No, come pare. C'era una sana rivalità allora e c'è anche adesso. Cosa fosse, ci sono complicazioni collaterali, situazioni meno controllabili, ma insomma, il senso del derby è sempre quello. Era, direi, più popolare, meno complicata, era meno complesso il calcio, no? C'erano meno attività intorno al calcio, quindi era un pochettino più a dimensione d'uomo, però derby, derby. La città ha elaborato il concetto di Rossi ieri, da lei, la moderata paura. Modera, ecco, vuole ritornarci. Sì, so che un mio calciatore mi ha smentito qualche minuto fa, i nostri calciatori hanno paura, sì, una moderata paura, ma ce la devono avere anche loro, quella paura controllata, quella che ci fa reclutare o ci dovrebbe far reclutare tutte le nostre risorse, le nostre energie, le nostre qualità. La paura è una febbre, aiuta. Quindi l'ha spiegato, Angelo. Adesso sentiamo se c'è ancora... Questa partita molto importante, non la più importante, perché non ci sono partite che demarcheranno un confine, ci sono partite importanti, questa è importante per la città, importante anche per la classifica, ma non la più importante, sarà la classifica importante alla fine. Non si sente. È un obiettivo possibile, certamente, dipenderà dal risultato di questa partita, ma io non ho mai pensato, evocato il terzo posto come un obiettivo da dichiarare o dichiarato. Ho detto che noi dobbiamo creare i presupposti per poter arrivare al terzo posto, chiaro, che ci consentirebbe di pensare a noi, di forgiare un'idea di noi stessi, ma anche per l'anno prossimo. Puntualità, come sapete, è diventato un obbligo per noi, tant'è io sono probabilmente fuori da questo sistema, non arrivo mai, solo quando sono in natura dietro arrivo in anticipo. È risposto. Lei non mi ha ascoltato, però. Non è fondamentale, però le chiedo, la Roma in questo momento non ha obiettivi? La Roma non ha obiettivi. C'è un obiettivo primario, questo sì, dichiarato, di costruire qualcosa e cominciare a farlo, intraprendere un percorso, su questo non ci sono delle, è una cosa in essere, l'abbiamo fatta, la stiamo facendo. A volte le cose che si fanno non sono confortate dai risultati, naturalmente il risultato per noi è una grande esigenza, però sarebbe improprio e sbagliato dire che la Roma non sta cercando di costruire qualcosa. C'è una giusta attenzione a Trigoria? C'è la giusta attenzione? Ne abbiamo parlato di tensione, io la faccio sconfinare la paura, se ti accontenta l'attenzione, sì, c'è l'attenzione. Proprio c'è. Legata al fatto che se questa volta non dovesse la moderata paura. La paura diventa una cosa incontrollabile e dannosa, la moderata paura è un livello di attenzione un pochino più alto dell'attenzione. Legata al fatto che se dovesse non vincere il derby questa volta, forse la piazza, tutta la pazienza che ha messo in queste settimane potrebbe un po' mettere da parte. Ma vedo e rifletto sui tentativi di dissuasione che ci sono da parte di tutti per convincere la piazza a non stare con questa Roma. Invece mi dispiace dover dire a tutti, perché io vedo che la Roma ci è andata, ci ha scavalcato di gran lunga, sono molto più maturi di noi, sono molto più scrupolosi anche di noi nel costruire pensieri circa quello che stiamo facendo e quello che vorremmo fare. E quindi la piazza non ci abbandonerà perché sono più avanti. Grazie. Lo portano via. Lo portano. Oggi pomeriggio te lo dico, sta bene, è un po' faticato, importanti, però sicuramente su Pjanić, ok. Lo stiamo per Emiliano? Grazie. Eccoci, Emiliano.
però ragazzi, c'è di essere sempre Pjanic, che si risparmiasse un po'. Ecco ragazzi, quello che ascoltato era il direttore Walter Sabatini. Ottimo lavoro Emiliano, grande, secondo me questo qua della paura diventerà il tema sì. Perché io credo, poi siamo in ritardissimo folle, però la paura in una in un singolo evento, ha ragione Sabatini, può darti quella scarica di adrenalina per fare la grande impresa, quell'attenzione in più, ma a lungo andare, soprattutto se vuoi costruire un progetto, te la devi dimenticare questa paura, perché non si può vivere sempre sotto stress da paura, perché alla fine consumi tutte le energie. Emiliano, grazie. C'è da dire una sola cosa, Flavio, non paura, ma forse giusta tensione, no? Come ma la giusta tensione è una cosa, certo, a Sabatini, certo. Ecco, la giusta tensione molto probabilmente ci mancherebbe, ti fa scattare delle molle positive, ma anche la paura può anche bloccarti. No, anche la paura te le fa scattare, solo che ti consumi troppa energia se vivi con paura. Per carità, sì, fai la grande partita, ci sta, però non puoi costruire nessun progetto sulla paura. No, puoi costruire imprese, no. Ecco. Ti fa dare quel di più, ti fa essere disperato a volte, per carità. Comunque Milano, ci sentiamo comunque più tardi, ho detto sei volte comunque. Grazie Milano Di Nardo, ottimo lavoro. Angelo, andiamo in GR, siamo in ritardo, poi Catalani. Okay? Vai, linea. Vai. Subito Mirko. Vai.